3 maggio 2020. Domani, per molti ma non per tutti, per pochi ma non per molti, per tutti ma non si può dire, finisce la quarantena. La cosa non mi è chiara, ho la vaga percezione che la cosa non sia del tutto chiara o ipocritamente non sia chiara anche a chi elabora questi decreti e a tutte queste task force che presuppongono che al massimo 16 persone possano salire su un autobus, quindi in una città come Roma nel percorso, nella parte centrale del percorso, nessuno salirà mai sull'autobus. Ecco, ma sicuramente domani non riaprirà niente e per molte settimane non riaprirà niente per i lavoratori dello spettacolo. È un tema al quale avrei voluto dedicare una puntata, ma questo mi avrebbe fatto fuoriuscire dal clima tutto sommato sereno o simbolico, fra poco ci torneremo, che avevo impresso a queste pillole quotidiane. Pillole quotidiane che non mi aspettavo di registrare in così gran numero. Questa è la 52esima puntata, 52 è anche un bel numero, 52 settimane ci sono in un anno, ed è anche l'ultima, perlomeno, di una prima serie. Ritmo simbolico, mi verrebbe da dire, che in qualche modo negli anni è entrato dentro di me. Ognuno di noi ha una sua percezione di affinità e somiglianze, e ognuno di noi, o meglio, a tutti quelli fra noi che sono dotati di una sensibilità esacerbata o che questa sensibilità l'hanno voluta sviluppare nel corso degli anni, capita di imbattersi in persone, in sentimenti, appunto sentimenti nell'accezione più ampia di questa espressione, quindi sentimenti che hanno a che fare anche con intere stagioni dell'arte, ci capita di imbatterci in qualcosa che ci somiglia, che facciamo nostro e che usiamo come cartina di tornasole per leggere e interpretare la realtà. In maniera dunque simbolica ho tentato in queste settimane di far passare la mia nostalgia verso la Rivoluzione francese, verso la mia nostalgia verso un mondo in cui si crede che le cose possano cambiare. La storia ci insegna che le cose non cambiano mai definitivamente. Però noi dobbiamo credere che possiamo cambiare, che piccoli balzi in avanti poi alla fine fanno fare il grande balzo in avanti all'umanità. Diversi mesi fa, quando si viaggiava con più libertà, in un locale storico del centro di Bruxelles col mio amico Sidney Cardella ci siamo inventati il gioco di definire il nostro orientamento politico con un aggettivo e un sostantivo, e a me venne di dire che mi sarei definito come un utopista anarcoide. Dunque, come mi è capitato di dire, io so che non vedrò mai il mondo che sogno senza soldi, ma so che posso lottare per questo mondo. Detto questo, vorrei in chiusura probabilmente temporanea, ringraziare non solo tutti quelli che insperatamente mi hanno seguito con tanto affetto, ma ovviamente ringraziare la mia operatrice Concida, che, per la quale è stato un enorme lavoro, e che ringrazio appunto per la sua pazienza e per il suo spirito di abnegazione. Grazie a tutti, grazie anche a Bimba che sta lì accucciata in un angolo, e alla prossima.